Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, capitolo 13, 15 giugno 1903. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù non so come lo vedevo dentro il mio occhio, onde io mi sono meravigliata e ho detto, ed egli mi ha detto, figlia mia, chi si serve dei sensi per offendermi, deforma in sé la mia immagine. Perciò il peccato dà la morte all'anima, non perché veramente muoia, ma perché dà la morte a tutto ciò che è divino. Se poi se ne serve dei sensi per glorificarmi, posso dire, tu sei il mio occhio, il mio udito, la mia bocca, le mie mani e i miei piedi. E con questo conserva in sé la mia opera creatrice. E se a glorificarmi aggiunge il patire, il soddisfare, il riparare per altri, conserva in sé la mia opera redentrice. E perfezionando queste mie opere in se stessa, risorge la mia opera santificatrice, santificando tutto e conservandolo nella propria anima. Perché in tutto ciò che ho fatto nell'opera creatrice, redentrice e santificatrice, ho trasfuso nell'anima una partecipazione dello stesso mio operare, ma il tutto sta se l'anima corrisponde all'opera mia. 16 giugno 1903, capitolo 14. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo il bambino Gesù che teneva in mano una tazza piena di amarezza ed una bacchetta, ed egli mi ha detto, vedi figlia mia che tazza di amarezza mi dà a bere continuamente il mondo? Ed io, Signore, fatene parte a me, così non soffrirete solo.
Onde mi ha dato un pochettino a bere di quell'amarezza e poi con la bacchetta che teneva in mano si è messo a trapassarmi la parte del cuore, tanto da fare un buco, da dove usciva un rivolo di quell'amarezza che mi ero bevuta, ma cambiato in latte dolce ed andava alla bocca del bambino, il quale tutto si raddolciva e ristorava, e poi mi ha detto: figlia mia, quando do all'anima l'amaro, le tribolazioni, se l'anima si uniforma alla mia volontà, mi è grata. Se me ne ringrazia e me ne fa un presente offrendolo a me stesso, per essa è amaro e sofferenza, e per me si cambia in dolcezza e ristoro. Ma quello che più mi ricrea e mi dà piacere è vedere l'anima che, se opera e se patisce, è tutta intenta a piacere a me solo, senza altro fine o scopo di ricompensa. Però quello che rende più cara l'anima, più bella, più amabile, più intrinseca nell'essere divino, è la perseveranza in questo modo di comportarsi, rendendola immutabile con l'immutabile Dio. Perché se oggi fa e domani no, se una volta tiene un fine ed un'altra volta un altro, oggi cerca di piacere a Dio, domani alle creature, è immagine di chi oggi è regina e domani è bellissima serva, oggi si pasce di squisiti cibi e domani di sporcizie. Dopo poco è scomparso, ma dopo poco è ritornato soggiungendo: il sole sta a beneficio di tutti, ma non tutti godono i suoi benefici effetti. Così il sole divino a tutti dà la sua luce, ma chi gode i suoi benefici effetti? Chi tiene aperti gli occhi alla luce della verità. Tutti gli altri, ad onta che sta il sole esposto, ne restano all'oscuro, ma propriamente gode e riceve tutta la pienezza di questo sole chi sta tutto intento a piacermi. Il primo capitoletto che abbiamo ascoltato è un po' una piccola sintesi dell'opera compiuta da Dio ad extra, che è la creazione, la redenzione e la santificazione, questi tre momenti cronologicamente distinti dell'economia della salvezza, e come tutti quanti presenti nella mente di Dio nel lato stesso in cui creava, sono anche quelli che tecnicamente danno vita al cosiddetto fiat creante, redimente, santificante. E qui Gesù fa una bellissima applicazione di alcuni di essi alla vita dell'anima, no? Quindi come l'anima fa proprio e conserva in sé il fiat creante, come l'anima fa proprio e conserva in sé il fiat redimente, come l'anima fa proprio e conserva in sé il fiat santificante. Non usa ancora questi termini tecnici, no, però usa in ogni caso i parametri di riferimento, che sono le stesse. Allora, Gesù parte dai sensi, perché sappiamo che i sensi, purtroppo, quando si mettono in atto in maniera violenta, ordinariamente danno origine al peccato mortale di cui parla per primo Gesù, specialmente per ciò che attiene al vizio capitale della lussuria. Ed è bellissimo quello che Gesù spiega: deforma in sé la mia immagine chi si serve dei sensi per offendermi. L'immagine, no? Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Molto bello questo, noi non ci pensiamo troppo spesso. E il peccato fa diventare mostruoso ciò che di per sé stesso sarebbe bello, perché noi siamo usciti da Lui. E spiega Gesù: il peccato dà la morte all'anima, per questo si chiama peccato mortale, cioè non perché veramente muoia, l'anima non può morire,
può morire il corpo appunto come conseguenza del peccato mortale, ma l'anima è immortale. Però il peccato dà la morte a tutto ciò che è divino, si perde completamente tutto ciò che è divino. Sappiamo benissimo che la Chiesa ci insegna che basta commettere un solo peccato mortale per perdere la grazia santificante e per ingenerare dei mostri. Quindi quando noi vediamo anche la bruttezza, la bruttura a volte di alcune creature, di alcuni comportamenti, di alcuni atteggiamenti, eccetera, più che, e anche quando lo vediamo in noi stessi, più che prorompere in giudizi, in sdegni o cose di questo genere, dovremmo assai piangere e addolorarci e ricordare anche una cosa, no? Che la deformità che il peccato causa dentro di noi è esattamente quella che ha assunto Gesù nella sua passione. Isaia dice che era come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, tanto era sfigurato per essere di uomo, il suo aspetto è diverso dalla sua forma dei figli degli uomini. Se noi vedessimo Gesù il giorno della passione, non so, per esempio quando prende la croce e se la mette sulle spalle, quindi quando già era molto sfigurato, ci prenderebbe un infarto, ci prenderebbe. Maria Santissima stessa nell'ora della passione dice, alla morte dice, ma solo la fede mi dice che sei mio figlio, perché se ti dovessi guardare adesso non ci sta più niente di quello che ho conosciuto di te, no? Ecco, appunto. Questo è il lavorio, purtroppo, che è la Madonna stessa che diceva, guarda il lavorio che il peccato ha fatto sulle tue membra, no? Ecco, esatto, il lavorio che ha fatto il peccato sulle sue membra è quello che fa sulla nostra anima. E quello che è la nostra anima poi riverbera inesorabilmente sulla nostra esteriorità, sugli atteggiamenti del nostro viso, sul tono della voce, sugli sguardi, sui comportamenti, sul modo di gesticolare, sul modo di conciarsi, di presentarsi. Quindi c'è questo, come dire, processo dentro di noi, no? Il nostro interiore può servire da alimento a ciò che è divino, da morte a ciò che è divino, e questo inevitabilmente poi traspare da quello che si manifesta di noi. L'ipocrita è colui che, ipocrites in greco significa attore, è colui che cerca di far trasparire fuori di sé altro da quello che c'è dentro, ma ci riesce entro certi limiti, perché poi non è molto difficile scovare la verità, e perché per quanto uno possa essere bravo, poi presto o tardi si vede che sta facendo l'attore, no? Ora, viceversa, sempre partendo dai sensi, se si serve dei sensi per glorificarmi, posso dire tu sei il mio occhio, il mio udito, la mia bocca, le mie mani e i miei piedi. E, dice Gesù, con questo conserva in sé la mia opera creatrice. Che cosa significa? Significa semplicemente custodire integra l'immagine di Dio. E quindi ciò che Dio ha fatto senza deturparlo, senza deformarlo, perché quello che noi siamo di per sé è tutto perfettamente buono. È l'uso che noi facciamo di ciò che siamo che lo può trasformare in cattivo. Quindi cosa ci faccio con gli occhi? Cosa ci faccio con le orecchie, cosa ascolto, cosa faccio con la bocca, cosa faccio con le mani, cosa faccio con i piedi. Ecco. Poi, se a glorificarmi aggiunge il patire, che usare i sensi per dare gloria a Dio, è una cosa a cui sempre dobbiamo tornare a farci attenti, non dobbiamo essere troppo tranquilli e troppo sicuri di noi stessi. Perché non ci vuole niente, insomma, a precipitare nel basso, nel baratro. Se a glorificarmi aggiunge il patire, il soddisfare e riparare per altri, conserva in sé la mia opera redentrice. Gesù ha salvato l'umanità attraverso la sofferenza vicaria, satisfatoria, riparatoria, espiatoria per gli altri.
Quindi diciamo che quando una persona si mette nella divina volontà, nel senso che cerca di essere un giusto, dà a Dio la grazia di non vedere deturpata almeno la sua personale immagine di Dio. Ma se, mosso dalla carità, dal desiderio di imitare Gesù e dall'amore del prossimo, patisce, soffrendo, soddisfacendo e riparando per altri, ecco, conserva in sé la mia opera redentrice, cioè diventa un altro piccolo Cristo, come già scriveva San Paolo, completo in me, attraverso le sofferenze della mia carne, quello che manca a Cristo stesso a favore del suo corpo, che è la Chiesa, no? Certo che non manca niente a Cristo in quanto persona, ma manca qualcosa a Cristo in quanto mistico corpo, no? Nel senso che le sofferenze delle membra di Cristo coronano, completano quelle del capo, che sono già perfette, quindi irraggiungibili e insuperabili, e capaci appunto di causare la redenzione del mondo. E poi, terzo passaggio, perfezionando queste mie opere in se stessa, risorge la mia opera santificatrice, come santificando tutto e conservandolo nella propria anima. Qui Gesù parla di perfezione, quindi portando alla perfezione le opere sante e buone, portando anche alla perfezione l'offerta di immolazione nel patire, ecco, l'anima diventa santa. Quindi la santità sappiamo che è la perfezione, o se si preferisce l'eroicità, nell'esercizio delle virtù e nella conformazione a Cristo e Cristo crocifisso, no? Ecco, quindi tutto questo è molto bello, però Gesù dice una cosa molto semplice che dobbiamo sempre ricordare: il tutto sta se l'anima corrisponde all'opera mia. Quindi tutto questo si compie se e quanto l'anima si apre e corrisponde all'opera del Signore, l'opera della grazia. E questo tema della nostra corrispondenza deve essere sempre oggetto di continua verifica da parte nostra, soprattutto alla luce di quello che Gesù spiega nel secondo capitoletto che abbiamo letto, e che qui dobbiamo molto fermarci. E una delle parti fondamentali è il discorso sulla perseveranza. La perseveranza è stata virtù assai decantata da tantissimi maestri di spirito, perché è assolutamente fondamentale. Gesù nel Vangelo dice chiaramente: solo chi persevererà fino alla fine sarà cambiato. Nel Salmo 119, se non ricordo male, si legge: detesto gli animi incostanti. San Giacomo Apostolo dice che non si aspetti di ricevere qualcosa dal Signore chi un giorno si piega da una parte e un giorno si piega dall'altra, come una bandiera, banderuola impazzita, insomma, che cambia direzione al mutare del vento, no? La perseveranza è fondamentalissima proprio nella vita interiore. Gesù usa parole bellissime, cioè quello che rende più cara l'anima, più cara, più bella, più amabile, addirittura più intrinseca nell'essere divino. Intrinseca, perché la rende immutabile con l'immutabile Dio. Come sappiamo altre volte, l'ho detto, la perseveranza è la prosecuzione dell'impegno e dello sforzo nel tempo. San Tommaso dice che ci sono due problemi nelle virtù. Uno sono le difficoltà che si incontrano, gli ostacoli intrinseci o estrinseci, quindi le tentazioni, gli scoraggiamenti, cioè questi si vincono con la costanza. La costanza è quella parte della fortezza, dice San Tommaso, che consente di prolungare e mantenere lo sforzo superando le difficoltà che si frappongono nell'obiettivo. Invece la perseveranza è quella che consente di usare l'inesorabile, che consente di superare l'inesorabile usura del tempo. E questo è un altro attestato, insomma, cioè
le grosse grazie, per esempio, al signor Onoredaki, a chi non ha dato prova di ampia perseveranza, perché io non ho conoscenza per quanto insomma conosco la letteratura spirituale, certamente è una conoscenza molto limitata, ma non ho conoscenza di persone che abbiano ricevuto grandi grazie dal Signore senza dare test di perseveranza. Io ricordo quando leggevo il Trattato della Vera Devozione, dice, quando San Luigi dice, spiega il vivere in Maria, che non si può spiegare perché non è, cioè lì non si tratta più semplicemente di uno sforzo ascetico, di un impegno, lì si tratta di un ingresso in un mondo dove San Luigi dice, quella porta è chiusa. Che la fontana è sigillata, non c'entra nessuno, tu puoi fare tutto quello che ti pare, puoi fare tutta la penitenza che puoi, fare quello che vuoi, lì non si entra. Se Dio non apre la porta, dice, però a chi la apre la porta? È una grazia che bisogna conquistarsi con la perseveranza nel tempo e nella virtù. Devi aver dato prova di fede, se no Dio non ti fa entrare in quel mondo lì. Non esiste. E Gesù spiega, se oggi fa, domani no, se una volta tiene un fine ed un'altra volta un altro, oggi cerca di piacere a Dio, domani alle creature. È immagine di chi oggi è regina e domani è vilissima serva. Oggi si pasce di squisiti cibi e domani di sporcizia. È chiaro che, perché è grande, cioè, perché il tempo è di, perché, cioè, è fisiologico, è normale fino a quando siamo in questo mondo, che purtroppo noi siamo, questo lo dicevano già gli antichi filosofi, soggetti alla mutevolezza. Non ci possiamo fare niente con questa cosa, no? Cioè, noi lo vediamo, pensiamo anche semplicemente a diversi stati, non lo so, di fervore o di aridità, di consolazione o di desolazione che noi abbiamo, no? Chi ha la vita interiore, insomma, lo sa. Delle volte uno si ritrova, come dire, che non sta molto fervoroso, però si va a esaminare e dice, ma che ho fatto? Perché i maestri di spirito, la prima causa del raffreddamento della carità, e questo dobbiamo deve essere sempre la nostra prima attenzione, è che hai combinato guaio, basta un piccolo peccato veniale già per dare una bella congelata e raffreddata, insomma, alla nostra vita interiore, no? Però capita delle volte che uno, per quanto si esamini, dice, ma che ho fatto? Non ha percezione, no? Hai fatto che in parte ti togli tante cose, in parte siamo così in questo mondo. Purtroppo San Paolo scrive che qua giù non abbiamo una città stabile, qui è tutto sempre molto 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 precario, sempre. E la perseveranza è l'unica forma di raddrizzamento di questo pericolo. Per cui, venendo diciamo agli esempi concreti, come diceva Santa Teresa, tu vuoi diventare santo, vuoi entrare nel regno della divina volontà, ci vogliono due cose, ci vuole una volontà decisa e risoluta, non una mezza volontà. Io questo lo voglio, costi quello che costi. Punto. Il diavolo ha paura solo delle anime risolute, dicono i maestri di spirito. Ma risolute, perché contro la nostra volontà dobbiamo sempre ricordare che il diavolo non può fare niente, può solo tentarla. Questo lo può fare per permissione divina, ma non ha potere di piegarla. Siamo noi che pieghiamo la nostra volontà alla sua tentazione, non lui. Non ce l'ha. E la seconda cosa, il diavolo vede un'anima di salute, dice va bene, ci vediamo a Canossa o ci vediamo a Filippi, insomma, ecco, a seconda delle inclinazioni personali, dei luoghi di resa di conti che ci piacciono di più, no? E quindi dice adesso sfogate, dopo vedremo quando tornerò come stai. E a questo supplisce la perseveranza, dice Santa Teresa, lei parlava chiaramente del cammino dell'unione con Dio, volontà ferma e risoluta e altra risoluzione ferma, dice qualunque cosa accada, succeda quello che succeda, io andrò avanti fino alla fine e non mi volgerò indietro e non cambierò direzione e bandiera. Questi sono atti della nostra volontà, d'accordo? Non sono cose, non sono sentimenti, non sono emozioni, non sono stati d'animo, cioè la perseveranza
è un atto della nostra volontà, certamente corroborata e sostenuta dalla grazia santificante, perché senza Gesù non possiamo fare nulla. Però questa è una scelta, questa qui. Una scelta che poi viene, allora tu non c'hai voglia di pregare, come dicono i maestri Sacrosanta Maria Scrivà, no? Oggi non c'ho voglia di fare la meditazione. Bene, quanto facciamo normalmente? 30 minuti? 31. Oggi non c'ho voglia di fare rosario. Bene, quanti ne dicono veramente uno? Allora ne dico due. Ne dico tre? Allora ne dico quattro. Ne dico quattro? Allora ne dico cinque. Poi vedi come ti passa subito quando siamo tentati su questa cosa, no? Quindi non c'è niente di tanto pericoloso come mi va, non mi va, c'ho voglia, non c'ho voglia. Quindi pensiamo a quanto anche l'uomo di oggi è molto dominato, ecco, da queste sensazioni, emozioni del momento, no? Ecco, in nome di una malintesa autenticità di vita, io faccio quello che mi sento. C'era una persona che conoscevo, quando dice queste cose, sì, tu ti senti mal de panza. Qui non si tratta di sentire, qui si tratta di scegliere e di indirizzarsi. Ecco, oltre a questo importantissimo tema, c'è qualche altra piccola, di nuovo qui ritorna, e in due punti, il discorso del piacere a Gesù. Bellissima questa immagine, per fare le cose del piacere a Gesù. A parte che è bellissima questa immagine, sta tazza d'amarezza, lei la beve, gli fa un buco nel cuore, si è messo a travasare, e capite, impressionante, no? Sembra come una fontana che entra il liquido da sopra, poi insomma per qualche particolare meccanismo, per qualche deviazione fatta da nostro Signore, insomma anziché andare sotto verso l'esofago c'è una deviazione, esce dal cuore, non a caso dal cuore, e gli torna cambiato il latte dolce. Non è un caso che la deviazione viene fatta al cuore, ecco perché cos'è che trasforma quel liquido amaro in dolce per Gesù? Uno, l'amore dell'anima che lo vuole condividere la sofferenza di Gesù, no? E qui noi abbiamo il coraggio di dire a Gesù: dammele a me qualcuna delle sofferenze, tu devo dire alla Madonna: dammi qualcuna delle spade, dammi qualcuna delle spine, dammela a me. Ma attenzione a non dirlo per scherzo, perché dopo se ce le danno, ce le danno, d'accordo? Quindi, ecco. E proprio perché mosse da questa profondissima carità, è l'amore che trasforma l'amaro in dolce, no? E Gesù trae occasione da questo per dire: quello che più mi ricrea e mi dà piacere è vedere l'anima che se opera, quindi anche se non soffre, semplicemente se opera o se patisce, è tutta intenta a piacere a me solo, senza altro fine o scopo di ricompensa. E qui vediamo quante volte torna Gesù su questi argomenti, no? Nei primi volumi. Le meditazioni poi corrono il rischio di diventare un pochino repliche, no? Però se Gesù torna sempre su questo punto, che è la purezza dell'intenzione, cioè fare le cose per lui, e alla fine del discorso dice la stessa cosa, parla del sole divino, dice: il sole divino dà a tutti la sua luce, adesso poi vedremo un'ultima considerazione, ma chi gode i suoi benefici effetti, chi tiene aperti gli occhi alla verità, però propriamente gode, riceve tutta la pienezza di questo sole, chi sta tutto intento a piacere a Gesù o a Maria, la stessa cosa, insomma, perché è consacrato alla Madonna, no? non ci sono differenze sostanziali. Questo è un fatto interiore, questo qui. Ma mi ricordo dove lessi. Come mai i maestri a volte ripetono, ritornano sulle cose? Ci possono essere due motivazioni. O perché chi ascolta ha le orecchie dure, e allora non ha capito la prima volta, allora glielo spieghi un'altra volta. Poi non ha capito la seconda, poi dice un'altra volta ancora. D'accordo? Perché questo io, che sono parroco, è anche esperienza pastorale, no? Mi ricordo ai primi incarichi. Faceva una bella predica, diceva delle cose importanti. Per esempio, in chiesa si fa silenzio,
E finita la predica, continuavano a chiacchierare come prima. Dice, ma questi sono sordi, pensavo tra me e me. Dico, io ho appena detto che si fa silenzio, perché non basta che tu fai una predica dove dici in chiesa si fa silenzio. Dicevano, voglio una, poi dopo un mese ne fai un'altra, poi dopo 2 mesi ne fai un'altra, e poi dopo 2 anni cominci a sentire un po' più di silenzio. E così è, d'accordo? Perché difficilmente avvengono, cioè nel processo, diciamo così, di conversione, di plasmazione di un'anima, c'è una gradualità, e il tornare sulle stesse cose le fa poi scendere, calare. Questa è esperienza comune, no? Quindi non è magari soltanto per la testa dura di chi ascolta, ma in un certo senso questo tipo di operazione, per come siamo fatti noi, è necessaria, perché non basta averla sentita una volta, perché senti una volta, poi ti scordi, poi non ci pensi, invece se uno ritorna, insomma, sicuramente almeno il concetto è passato, poi bisogna vedere l'uso che ne fai, no? Oppure i maestri ritornano sull'argomento per la sua straordinaria e capitale importanza, quindi è chiaro che su alcuni argomenti si torna assai spesso perché sono importantissimi, e su altri un po' meno. Ora chiudo. 36 volumi sono tanti, non sono pochi, sono proprio tanti. Dice, ma come mai che così tanti? Non bastava fare una piccola sintesi? No, evidentemente non bastava, no? Così come molti oggi sono stupiti, si permette una parentesi di attualità, insomma, per i messaggi reiterati di Maria Santissima a Međugorje, dentro questo orizzonte c'è una sua logica, no? Prescindere dal fatto che non è l'unico fenomeno storico, le apparizioni di Lo sono state ancora più lunghe di quelle di Međugorje, sono riconosciute dalla Chiesa, no? Però c'è il problema dell'importanza delle cose che si vogliono trasmettere e della possibile testa dura, o comunque in un certo senso fisiologica testa dura dei destinatari, che rende necessario la reiterazione degli stessi argomenti. Ultimissima cosa: gode del sole divino chi tiene aperti gli occhi alla luce della verità. Cioè, se una persona, questo io l'ho sempre raccomandato, cerca sinceramente la verità, la trova, posto proprio tranquillo. Se una persona non cerca sinceramente la verità, o si illude di cercarla, ma in realtà cerca soltanto che il Padre Eterno gli avali tutte quante le cose che già pensi, o cerca le sue chimere o immagini di Dio, non riceverà nessun beneficio dalla luce del sole, perché occorre avere il cuore aperto e desideroso sinceramente di conoscere la verità nella coscienza, nella consapevolezza che ben poco noi sappiamo e che Dio è sempre oltre. Un cuore aperto che ricerca Dio sicuramente si manifesta, non dobbiamo avere nessun dubbio. Chi questo non ha, chi non desidera, chi non cerca, chi non vuole la verità, il sole brilla, ma è come se stesse in una casa con tutte le tapparelle chiuse, la luce non può entrare. Ti chiediamo, al termine di queste considerazioni, o Santa Vergine Maria, di donarci questa grazia di un cuore fermissimo, ecco, e immutabile come il tuo, che possa rimanere nel nostro cuore queste espressioni, immutabili con l'immutabile Dio, come tu sei sempre stata, attraverso tutte quante le prove, le vicissitudini della vita. Una sola cosa era sempre incessantemente presente, cioè la tua perseveranza assolutamente senza interruzioni nella tua scelta ferma e originaria di non dare vita a nessun atto della tua volontà, ma a vivere di quella divina.
quello che abbiamo meditato, ecco, la volontà ferma e risoluta, la perseveranza, tu l'hai vissuto in perfezione assoluta, proprio su questo punto, che parte dall'istante del tuo concepimento e termina il giorno dell'assunzione, senza nessun intervallo, nessuna intermittenza, nessuna interruzione. Aiutaci per quanto possibile ad avvicinarci quanto più possiamo alla perfezione del tuo esempio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.